Dalla Cina col furgone, oggi parliamo della mirrorless economica cinese. L'avevamo conosciuta a Fotokina 2016 ed eravamo sempre stati curiosi a proposito delle sue potenzialità. Parliamo di Yi Mirrorless, prodotta da Yi Technology, che è un marchio di Xiaoji, divisione fotografica di Xiaomi. Questo nome forse è quello che vi risulterà più conosciuto Xiaomi, perché in ambito telefonico lo conosciamo bene, però è una compagnia che ingloba tante startup, ad esempio Ninebot, quella che fa quei sistemi di trasporto tipo il Segway. Ecco, Xiaomi ingloba un sacco di piccole startup, tra cui c'è anche Xiaoji, che è quella che fa i prodotti fotografici. Parliamo di una mirrorless cinese low cost, perché con meno di 500 euro di listino ci portiamo a casa la macchina fotografica, il corpo macchina, e due ottiche intercambiabili, un 12-40 mm e un 42,5 mm f1.8. Parliamo di mirrorless del consorzio Micro 4 Terzi, quindi compatibile anche con le ottiche Panasonic Olympus e di tutti gli altri produttori del consorzio Micro 4 Terzi, e quindi la focale equivalente è di 24-80 per lo zoom e di 85 mm per l'ottica a focale fissa. Low cost perché, dicevamo, a meno di 500 euro abbiamo tutto il kit che abbiamo visto anche in offerta su Amazon a 399 euro, quindi diciamo che per essere low cost è veramente low cost. Ma andiamo un po' a vedere come si comporta questa macchina dal vivo. Innanzitutto partiamo dalla confezione che non è per niente cheap, perché appunto troviamo una scatola con la copertura con una chiusura magnetica. All'interno, nella schiuma, abbiamo il corpo macchina e le due ottiche. Non abbiamo il caricabatterie, ma abbiamo solo il cavo USB, perché la macchina, adesso vediamo se lo riesco a tirare fuori, che è in fondo, perché la macchina, allora, abbiamo anche il caricabatterie, perché diciamo, però non carichiamo la batteria, ma carichiamo direttamente la macchina con la presa USB, quindi attacchiamo la macchina con il cavo USB e la mettiamo a ricaricare. Non dobbiamo staccare la batteria per caricare la macchina, ma addirittura possiamo usarla anche con un power bank, quindi la comodità di poterla ricaricare via USB. Una premessa: quando è arrivata in redazione la macchina aveva il firmware 2.5, mi pare, e ci sono arrivati via mail gli altri due firmware da aggiornare, il 2.6 e 2.7. Diciamo che col firmware 2.x era da tirarla contro il muro, veramente da scagliarla giù dalla finestra, salvo che sotto c'è un supermercato di cinesi, l'avrebbero presa e rivenduta a qualcun altro. Con il firmware 3.0 le cose sono migliorate decisamente, e allora ho deciso di darla al nostro Alberto, che fa tutti i test di laboratorio, per la recensione completa che trovate sulle pagine di Fotografi Digitali, con una chicca, perché nello stesso momento avevamo in prova un'altra Micro 4 terzi, la Panasonic G9, e c'è un confronto proprio passo passo e pari pari tra i RAW e i JPEG delle due macchine, e qui viene la prima sorpresa. Per tutti i dettagli vi rimando alla recensione, ma vi posso dire che il sensore che troviamo qui dentro, appunto formato standard Micro 4 terzi, il bocchettone Micro 4 terzi costruito in metallo, il bocchettone, ma il sensore è di fattura Sony, come la grande maggioranza dei sensori che troviamo in giro sulle macchine fotografiche. Però anche sulla mirrorless cinese low cost troviamo il sensore Sony Micro 4 terzi da 20,3 megapixel, che ad esempio Panasonic usa su alcune delle sue fotocamere. Quindi sensore Sony pari alla concorrenza, e ad esempio gamma ISO pari alla concorrenza. La macchina arriva fino a 25.600 ISO, quindi diciamo un valore che è poco low cost. Dove è andato a concentrarsi il risparmio allora? Beh, sicuramente un po' sull'elettronica generale della macchina, ma soprattutto anche sull'otturatore che è di fattura più economica rispetto a quello delle fotocamere di marchi più blasonati, e lo si scopre ad esempio semplicemente andando a vedere il tempo di sincro flash, che è più lungo rispetto alla concorrenza. Risparmio lo abbiamo visto anche sul buffer, perché se scattate in RAW più JPEG la raffica arriva solo a 4 fotogrammi di profondità, e comunque siamo leggermente sotto i 5 fps, quindi 5 fotogrammi al secondo per 4 fotogrammi, la raffica diciamo che non è il punto forte di questa fotocamera.
Altro limite è nell'autofocus, autofocus che è solo basato sulla rilevazione del contrasto, che in condizioni di luce normali va anche abbastanza bene. Ma io l'ho provata anche un po' a qualche conferenza stampa e diciamo che quando siete lì dovete fare la foto o alle slide che passano velocemente o ai prodotti in mezzo agli altri che sgomitano, l'esperienza sicuramente non è quella di una fotocamera di ultima generazione. Però, se volete, avete anche la possibilità di registrare video in 4K a 30 fps, e se arrivate al formato VGA, quindi quello piccolino VGA, a 240 frame al secondo. Anche in questo caso l'autofocus è un po' il tallone d'Achille, e anche la qualità stessa dei video scattano un po', c'è un po' di aliasing, diciamo che non è proprio un bel 4K, ma magari se lo girate in 4K e poi fate il resize in Full HD potete tirare fuori comunque un video di alta qualità, migliore di quello di un cellulare. A livello ergonomico, nonostante le dimensioni siano veramente compatte e il peso ridotto, abbiamo un'impugnatura che è un po' tagliata a grezza, però è efficace, si impugna bene la macchina. È un po' spigolosa, se devo essere sincero. A livello ergonomico il selettore di accensione non è proprio comodo da utilizzare con un dito, soprattutto per accenderla fate un po' fatica ad infilarvi qui dentro, per spegnerla, e anche per accenderla in realtà dovete infilare proprio dentro il dito. Diciamo che a livello ergonomico si poteva studiare qualcosa di meglio. Sempre a livello di ergonomia abbiamo, come vedete, quasi nessun tasto, questo per il play, per la revisione delle foto, e questo per il posizionamento del punto di fuoco. Il resto è tutto fatto via touchscreen, che adesso andiamo un po' a vederlo. Qua ci sono le foto fatte ieri sera alla conferenza. Touchscreen che lo andiamo a vedere, permette di girare tra tre pagine di menu. Quella centrale è il classico puntamento. Di qua abbiamo il menu con tutte le impostazioni. Menu, vado a leggere come l'ha definita il nostro Alberto nella sua recensione sulle pagine di fotografi digitali: la disposizione delle icone sembra pseudo casuale. Ed effettivamente nella prima pagina abbiamo ad esempio la connessione wifi, ma non abbiamo la qualità delle foto, che dobbiamo andare a trovare nella seconda pagina. Se voglio cambiare tra il formato, ad esempio la risoluzione, oppure JPEG, la qualità del JPEG, che è normale, sottile o super normale, la traduzione diciamo è una cosa su cui bisogna lavorare ancora un po' su questa fotocamera, oppure l'aspetto, il rapporto di aspetto, se 4 terzi, 3 mezzi, 16 noni, devo passare in seconda pagina. Idem per il formato video e per le impostazioni di base della fotocamera. Quindi diciamo che la disposizione del menu sarebbe migliorabile anche questa, soprattutto non è personalizzabile, quindi dobbiamo sottostare a quello che hanno deciso gli ingegneri cinesi per noi. Cosa interessante, se ci spostiamo dall'altra parte del menu abbiamo una sorta di guida allo scatto. Questa è una macchina pensata per chi è un neofita della fotografia, per chi non ha grande esperienza nella fotografia, e quindi ci sono le classiche modalità. Aspettate che adesso magari mettiamo un obiettivo giusto per vedere qualcosa quando inquadriamo. Da notare che gli obiettivi hanno l'innesto in plastica, lì è un altro dei punti in cui sicuramente si è andata a fare un risparmio. Il bocchiettone è in metallo peraltro molto leggero, e l'innesto degli obiettivi è in plastica. Comunque potete montare, come dicevo, tutti gli obiettivi del consorzio Micro 4 terzi, che funzionano. Infatti il nostro Alberto l'ha provata anche con un Leica sempre il 45 mm mi pare, o il 42.5, che da solo vale 4 volte il costo di tutto il kit. Allora, aspettiamo, torniamo. Allora, qua abbiamo in realtà, sempre a livello di menu, un tasto veloce che è apparso sempre col firmware 3.0, in cui possiamo andare a modificare alcune delle cose che troviamo nella seconda pagina del menu. Quindi diciamo che dal punto di vista del firmware è abbastanza seguita questa fotocamera, e alcune delle lacune vengono presto corrette. Dicevamo, torniamo di là, abbiamo i modi di scatto guidati, quindi ritratto, possiamo scattare in bianco e nero, la natura, vivido, diciamo, quindi ci sono dei preset impostati per chi vuole ottenere un certo effetto, ma essendo nuovo della fotografia magari non sa proprio come ottenerlo.
Sempre parlando di non esperti della fotografia, questa fotocamera ha una particolare modalità guida in cui, se la selezionate, avete una vera e propria guida con la figura umana su come fare alcuni dei ritratti più in voga, diciamo delle pose più in voga. Voi potete andare a scegliere il tipo di foto che volete fare anche in base alla focale che avete, all'obiettivo che avete. Ad esempio con lo zoom ne sono abilitate solo tre pose. Ad esempio vogliamo andare a fotografare una signorina in questa posa, noi la mettiamo lì sul tavolino, seguiamo esattamente le indicazioni sovrapponendo il template alla figura che vogliamo andare a fotografare e otteniamo, diciamo, una delle classiche pose standard della fotografia. Diciamo che può far sorridere a molti, ma se pensate a un pubblico, magari appunto il pubblico cinese non avvezzo alla fotografia, diciamo avere una guida con le possibili idee creative può essere carino. È un'idea simpatica, diciamo. Non so se mai la utilizzerà qualcuno che si approccia a questa fotocamera, però l'idea è interessante. Diciamo che appunto quello che ci sta dietro a questa fotocamera è la volontà di aiutare anche i meno esperti a fare delle foto belle. A livello puramente tecnico, vado a vedere i dati che mi ero segnato. Analizzando il RAW, il sensore ha poco da invidiare rispetto a quelli implementati in altri marchi, che sono appunto quasi lo stesso sensore, cambia un po' l'elettronica. Quello che si vede più differente è lo sviluppo del JPEG, che è un po' meno fotografico rispetto a quello che troviamo ad esempio sulla Panasonic di cui abbiamo parlato prima. Quindi tiriamo le somme generali, non è certamente una macchina che ci sentiamo di consigliare a chiunque così a scatola chiusa giusto perché costa poco. Riteniamo comunque interessante la disponibilità a questo prezzo di una fotocamera con ottiche intercambiabili compatibili con quelle dei sistemi di altri marchi, quindi con un sistema pienamente aperto. E dobbiamo dire che siamo anche rimasti piacevolmente sorpresi dalla qualità ecco l'obiettivo che ho montato adesso, il 42 mm f1.8, che come detto confrontato con Leica fa vedere delle differenze, presta al fianco soprattutto ai bordi, però non così tanto come ci si aspetterebbe da un'ottica che d'altra parte è fatta in plastica. Meno interessante dal punto di vista della resa ottica il 12-40 mm, che però è in linea con quei 18-55 mm che troviamo anche sulle reflex di marchi molto famosi, con le lenti fatte in plastica e con la resa ottica di lenti fatte appunto in plastica. Collocando, diciamo, in questo contesto la fotocamera, per chi fosse alla ricerca magari di un regalo da fare a qualcuno che si approccia per la prima volta alla fotografia e vorrebbe una macchina appunto con le ottiche intercambiabili, con la possibilità poi di avere un sistema espandibile in futuro, si può spendere poco e ottenere appunto una fotocamera con un sensore di fattura Sony che, limiti a parte di interfaccia, limiti a parte un po' di elettronica, permette comunque di tirare fuori dei RAW di qualità e quindi di arrivare anche a delle immagini, sicuramente con un po' di lavoro, di buona qualità.